Allora, iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, aprite la parola in Romani 9, dal versetto 20. La tenete aperta così, pronta. Allora, questa sera andremo a vedere la sapienza e la bontà di Dio. La volta scorsa abbiamo parlato di leader e abbiamo detto che ogni leader è delegato da Dio. Sia essi buoni, sia essi cattivi, è sempre Dio che mette i leader. Il Signore quando mette il leader, quando designa un leader, lo fa secondo un suo ragionamento, un suo scopo. E mai è messo così a caso. Ma c'è sempre una ragione, e questa ragione è secondo la sua sapienza e la sua bontà. Quindi se diciamo che un leader malvagio è messo secondo la sapienza e la bontà di Dio, noi dobbiamo credere che nonostante è malvagio, la bontà di Dio supera e fa un discorso, un ragionamento suo che è al di là del nostro ragionamento, al di là della nostra capacità di capire. Non ci è dato di capire perché non siamo all'altezza, noi uomini. E andiamo a vedere la parola che vi ho fatto mettere, vi ho fatto aprire. Romani 9:20. Piuttosto, chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà a colui che la formò: perché mi hai fatto così? Che cosa straordinaria, no? Chi siamo noi a disputare con Dio? Chi siamo noi a discutere e a dire che cosa deve fare, che cosa non deve fare Dio? Siamo noi in posizione di dire tu Signore devi fare così e devi fare colì. E questo è un argomento molto importante perché l'uomo sta ogni minuto a dire questo: Signore perché è morto quello, Signore perché è successo quest'altro, Signore perché qua, Signore perché là. Siamo noi in grado di questionare con lui? Sappiamo noi, Dio, quale ragionamento ha fatto? Manca la luce, non importa. Allora, e la parola che abbiamo letto è straordinaria, perché dice questo? Il vaso. L'opera dice mica all'artista o il vaso dice al vasaio perché mi hai fatto così? Non è in condizione di dire al vasaio ma tu perché mi hai fatto? Oppure un'opera dice all'artista ma tu perché mi hai fatto con i capelli così o colà? Non può assolutamente farlo. Quindi tu uomo chi sei che lo fai? Fa questo. La parola fa questo paragone, no? Quindi l'artista è Dio e noi siamo i capolavori che Dio ha fatto. E quindi non abbiamo nessun diritto e nessuna capacità di discutere con lui. Dobbiamo soltanto a questo punto credere, perché se sapessimo tutto non ci sarebbe bisogno della fede. Ora, Dio ci ha mostrato un certo ragionamento riguardo a Faraone. La volta scorsa abbiamo parlato di Faraone
E la parola di Dio ci ha fatto comprendere, ci ha dato delle indicazioni per comprendere le ragioni di Dio perché Faraone esistesse in Egitto, no? Ma non tutte le volte la parola di Dio ci dà delle indicazioni e ci fa capire, proprio perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di fede. Ma noi dobbiamo credere nella sapienza e nella bontà di Dio, dobbiamo aver fiducia che tutto quello che Lui fa è sempre per il nostro bene. Cominciamo a capire, eh? E quindi penso che non ci domanderemo più, ma diremo: Signore, Tu sai, sia fatta la Tua volontà, no? A volte dice: ma Tu che ci vedi di bene in questa cosa? Dio l'ha fatta Lui, Dio ha programmato Lui, Lui ha ragionato sulla cosa, e quindi noi dobbiamo soltanto accettare quello che Dio fa. Gloria al Signore. Allora, vediamo la sofferenza adesso. Quante volte nella sofferenza che noi chiediamo: Signore, perché, per quanto, per come, e così via. Ma la sofferenza che Dio permette non è mai per uno scopo brutto, è sempre per una ragione valida, è sempre per la gloria di Dio, è sempre per il nostro bene. Mi sto facendo capire? Ecco, io credo, vabbè, tutte le volte il Signore ci ammaestra in un modo straordinario, tutte le volte il Signore ci fa capire delle cose che riguardano Lui e che quindi aumentiamo la nostra fede. Allora, prendiamo per esempio un altro leader, prendiamo Agrippa I, Erode Agrippa I, abbiamo sentito tante volte, no? Questo malvagio leader, era un leader veramente crudele e si era messo in testa di perseguitare tutti i cristiani. E allora vediamo un poco la parola di Dio che ci dice circa questo malvagio leader. Vediamo in Atti 12:1-11. Allora, Atti 12:1-11. E vediamo la storia di Erode e come perseguita i cristiani. Ora, in quel tempo, il re Erode cominciò a perseguitare alcuni della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, 4 per 4 fanno 16, quindi 16 erano 16 soldati che tenevano sotto controllo Pietro. Allora, 4 soldati ciascuno, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro era dunque tenuto in prigione, ma una preghiera continua era fatta dalla Chiesa a Dio per lui. Quindi Pietro stava in prigione, ma la Chiesa di Dio continuamente pregava per Pietro. Or la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Era tutto quanto, vedete come stava imprigionato. Ed ecco allora che un angelo del Signore sopraggiunse e una luce gli splendette nella cella e percosso il fianco di Pietro. L'angelo percosse il fianco di Pietro e lo svegliò, dicendo: alzati in fretta.
e le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse: cingiti, allacciati i sandali. Ed egli fece così, poi gli disse: avvolgiti nel mantello e seguimi. E Pietro, uscito, lo seguiva, non sapendo che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Lui pensava che era una visione. Ora, come oltrepassarono la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città. Ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percossero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. E quando rientrò in sé, Pietro disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Dunque, la parola ci ha detto che Erode uccide Giacomo con la spada e poi ha intenzione di uccidere anche Pietro. Frattanto lo mette in prigione. E abbiamo letto che c'erano in prigione 4 picchetti di 4 soldati, per cui abbiamo detto 16 soldati che guardavano Pietro. Neanche il più celeberrimo delinquente avrebbe avuto tutte queste guardie che lo tenevano prigioniero. E quindi a un certo punto di notte arriva un angelo del Signore, gli batte sul fianco e lo porta fuori, lo conduce fuori e lo fa stare in una famiglia che lo accudiva e lì era sicuro. Quindi la parola ci dice anche che la Chiesa continuamente pregava per Pietro. E quale fu il risultato? Vediamo in Atti 12:5. Sottolineiamo questo versetto. Pietro era dunque tenuto in prigione, ma una preghiera continua era fatta dalla Chiesa a Dio per lui. Quale fu il risultato di questa preghiera continua? Che Dio mandò un angelo a liberare Pietro. Non solo, ma la preghiera continua fece sì che quest'idea, diciamo, questa voglia di Erode di uccidere Pietro cambiò. Quindi Erode non pensò più di uccidere Pietro. Non solo, ma il risultato fu che la Chiesa, di fronte a questo miracolo grandissimo, si ebbe un risveglio, la Chiesa si fortificò. E quindi essi continuarono a seguire la parola e quindi diventavano sempre di più i cristiani, nonostante la persecuzione. Allora, cerchiamo di capire un poco il discorso della Chiesa. La Chiesa seppe di questo miracolo grandioso. Avevano un persecutore che era crudele. Ma di fronte a questa crudeltà, quale fu il ragionamento? Teniamo un re crudele, ma teniamo un re che è ricco di misericordia e di bontà. Quindi nessuno è pari a lui. Lui ci difende al punto di aprire la prigione e di farci uscire. Niente può tenerci legati, niente può farci del male se Dio non è d'accordo. Questo fu il discorso, no? Ma se noi non conosciamo, se la Chiesa non vede i miracoli, non vede all'opera un Dio così potente, ma che forza, mi faccio capire, quale forza avrà la Chiesa? Se la Chiesa per secoli non ha visto grossi miracoli come si vedevano in questo tempo si vedeva il mare aprire, la prigione, le catene che si rompevano, le prigioni che si aprivano, la gente che si alzava dalle sedie a rotelle, i morti che risuscitavano, e tutto questo lo faceva Dio. Allora, permettetemi,
Io mi aggrappo al più forte. La Chiesa si aggrappa al più forte. Ma se la Chiesa non vede queste cose e vede un Dio piccolo così, un Dio che è rappresentato su un gesso, su una croce di legno, oppure, ma che Dio ci avrei, pensa la Chiesa, ma questo Dio come può aiutarmi? Questo è un Dio debole, un Dio che non sa far nulla, un Dio che mi lascia morire, un Dio che non ha potenza, eh? È chiaro il discorso, è semplice, è un discorso semplice e chiaro. Ecco perché la Chiesa si fortificava. Ecco perché noi, quando più vediamo miracoli, più ci fortifichiamo, no? Più la fede aumenta. Se non vedessimo niente, questa Chiesa sarebbe vuota non da adesso, ma da tanto tempo. Non ci sarebbe più, secondo me, non ci sarebbe più ragione di esistere. Ma noi ci fortifichiamo giorno per giorno. Il Signore fa in modo da far sé. Io credo che molti miracoli sono per la sua gloria. Molti miracoli sono uguali a questo, nel senso, non uguali uguali come fatto di gloria del Signore, come volontà e ragionamento di Dio per rafforzarci. Ok? Quindi siamo sempre noi, ma noi abbiamo tante guarigioni e queste sono per la gloria di Dio, come fu per la gloria di Dio questo miracolo. Gloria al Signore. Ora vediamo un'altra cosa. Le preghiere dei santi e l'ubbidienza di questa Chiesa fece in modo, e anche il perdono e le benedizioni, fecero in modo che tutto quanto si capovolgesse, che la situazione si capovolgeva. Quindi abbiamo visto, ed è un po' che stiamo parlando di perdono, e quindi abbiamo visto come il perdono cambia le cose. La preghiera di questi santi, la preghiera di questa Chiesa, non solo non fece più uccidere Pietro, ma ci fu questo miracolo bellissimo. Per quanto riguarda il giudizio, noi intanto dobbiamo onorare quelli che sono i leader. Per quanto riguarda il giudizio, quello tocca a Dio. E vediamo Dio come giudicò Erode Agrippa, che era un crudele. Vediamo un poco che Erode aveva deciso di parlare al pubblico ed era vestito con vesti regali, era seduto sul suo trono e doveva parlare al pubblico. E vediamo in Atti 12:22 che cosa avvenne. E il popolo lo acclamava dicendo: voce di Dio e non di uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e morì roso dai vermi. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Quindi questo fu un giudizio bruttissimo contro Erode. Egli non aveva dato gloria al Signore e il popolo lo aveva acclamato come Dio. E quindi fu roso dai vermi. Cosa bruttissima. E questo fu il giudizio di Dio. Quindi il giudizio sta a Dio, noi dobbiamo solo onorare tutti quanti i leader che il Signore ha messo a capo di noi. Che altro volevo dire? Che il perdono è una cosa importante, che la preghiera è una cosa importante, ma soprattutto dare gloria al Signore è una cosa importante. Quando riceviamo la guarigione ci dimentichiamo, sono io a dire sempre grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Dobbiamo dare gloria al Dio. Abbiamo la guarigione, Signore grazie, Signore gloria, Signore grazie. Non ci dimentichiamo di dare grazie a Dio perché lo merita e perché è necessario farlo. Con questo io finisco questa sera. Credo che adesso siamo più portati ad avere fede verso il Signore. Credo che adesso impariamo a dire: sia fatta la tua volontà, Signore.
tutto ciò che fa è buono. Certo, non è che ci può spiegare tutto la parola di Dio, ma abbiamo visto due esempi, quello di Erode e quello di Faraone, che sono due esempi significativi che ci fanno comprendere i ragionamenti di Dio, che non sono i nostri ragionamenti. Amen. Grazie Gesù. A volte sembra dura, no? Sembra duro veramente. Dice, ma perché quella persona è così malata, quell'altra persona è morta, quell'altra... Non lo facciamo più. È duro. Ma il Signore ci premierà se noi di fronte a queste cose sapremo dire, sia fatta la tua volontà. Che cosa fece Gesù? Signore, allontana da me questo calice, ma non la mia. La tua volontà non era una cosa forte, non era una cosa brutta, Gesù sapeva che andava a morire, no? Poteva dire no, ma chi me lo fa fare? Io devo andare a morire, devo essere messo in croce, devo soffrire tanto. Ma lui sapeva perché Dio faceva questo, perché lui doveva soffrire, per la salvezza di tutta l'umanità, come in questo caso. La Chiesa doveva essere rafforzata, la Chiesa doveva crescere e quindi la sofferenza di Pietro, la sofferenza degli altri apostoli, per questa causa sublime, questa causa straordinaria, la Chiesa che doveva rafforzarsi e crescere. Grazie Gesù. E adesso ci alziamo. Perché state qua? Perché stiamo qua? Perché volta per volta, giovedì, la domenica, il lunedì, siamo sempre presenti? Perché abbiamo conosciuto un Dio che non è quello che ci avevano presentato una volta? Io mi ricordo, e penso anche voi, quante volte la gente si scoccia e dice ma questo prete sta predicando da mezz'ora. Sapete quante ore noi stiamo in preghiera? Noi siamo dalle 2 ore alle 2 ore e mezza in preghiera. E quando finisce ci è sembrato troppo breve. Ci domandiamo ma già è finita? Ecco questo perché. Questo perché adesso sentiamo la presenza di Dio su di noi, perché abbiamo conosciuto Dio, perché sappiamo che anche se stiamo fermi vicino alla nostra sedia, il Signore può guarirci e può succedere di tutto. Siamo qui perché sentiamo la sua presenza. Ci sentiamo volare. Voi non state qui per ascoltare me, perché io potrei essere loquace, potrei saper parlare, dialogare bene, benissimo, ma un giorno, 2 giorni, 3 giorni, poi vi stanchereste. La verità è che voi state qui perché lo Spirito Santo vi trattiene, perché lo Spirito Santo vi avvolge con le sue ali e noi sentiamo la sua presenza, ci sentiamo volare, ci sentiamo bene. Grazie Gesù. E adesso alziamo le braccia e incominciamo ad assaporare questa meraviglia. Grazie, Santo. Santo, 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 santo.
dovere le repre costanza, evere le fai di Gesù. Alza, 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 alza le braccia, tolere il sesto, pensere le precontuaide, dan contuaide, santo, 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 dolere le precontuaide, santo, 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 santo. Signore, facci sentire la tua potenza. Siamo qui, Signore, per te, perché tu ci abbracci, per stare un poco insieme a te, Signore, perché è dolce, Signore Gesù, è sublime, è fantastico stare insieme a te, Signore. Delere istest e veredi, defriti cantroides, bledesh tut tait istest. Doire rebre controide delle fede vedest. O in te vedest. Gloria, gloria, gloria. Gloria. Santo, santo. Gloria, gloria, gloria. Vogliamo dare libertà allo Spirito. Vogliamo concentrarci su Gesù. Adesso cerchiamo di arrivare al trono della grazia. Sgombriamo la mente e concentriamoci solo su Gesù. Solo così possiamo piacere al Signore, senza altri pensieri. La bolletta la pensiamo domani. Adesso pensiamo solo a Lui. Dolere retistis, oire preconquaides. Doide, alza, alza la testa, alza le tue mani. Doide, distanza. Doire, re, con quaide.
rose. Venere, reconquista del Santo. Alza, 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 alza. Arrenditi, arrenditi, arrenditi. Ose prendere. Che paragone straordinario. Come possiamo dire al Signore perché fai così? Noi siamo quei vasi formati dal Maestro e non stiamo nelle condizioni di poter dire: ma tu mi hai fatto così, perché mi hai fatto così? Ma tu hai fatto in questa maniera, perché potresti tu suggerire al Signore come doveva fare? Avrei potuto suggerirglielo io al Signore come poteva fare? Tutto sa Lui, tutto è sotto controllo suo. E quindi noi dobbiamo dire solo sempre grazie. La tua bontà, la tua sapienza sono infiniti e su questo non ci piove, su questo dobbiamo essere tutti d'accordo, perché il Signore guarderà la nostra fede e ci premierà, ci farà forse anche in questa vita conoscere la ragione o le ragioni che lo hanno portato a fare quel progetto, a pianificare quella cosa. Chi siamo noi? Signore, noi siamo meno che polvere e tu sei il Re dei Re. Tu sei il Signore dei Signori. Tu sei nostro Padre. Tu sei il nostro Dio. Tu sei il nostro Maestro, colui che ci ha creati, ci ha plasmati, ci ha formati sul palmo della sua mano. Dio, doe, ed è delle conquiste, dei precontruaile, dei precontruaides, dei precontrudos. Lola le brere, le brere, le brere, fai, le brere. Santo, santo, santo. Gloria, 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 gloria.
fede. Signore, grazie, Signore Gesù. Alzate la mano tutti quelli che hanno avuto questa sera una risposta. Magari chiedevano il perché di un qualcosa. E questa sera hanno capito. Alzate la mano. Il Signore ha voluto risponderci. Alzate la vostra mano se avete avuto una risposta. Grazie Gesù. Deisis. Ebreiler e cotroide destes tuensestes. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca del
di voi, volevo far tutto da solo. Pensavo quanto ci ama il Signore. Se torniamo indietro con la mente, adesso comprendiamo quante sofferenze, perché abbiamo percorso una strada e non un'altra. Comprendiamo perché il Signore ha pianificato qualcosa per noi. E non un'altra cosa, lo comprendiamo, molte cose le comprendiamo, ci arriviamo, forse tante altre cose ancora non le comprendiamo e forse non le comprenderemo mai, ma ci basta comprendere già qualcosa per capire l'amore di Dio. Immaginate un oggetto spigoloso. E per spigoloso, oggetto spigoloso, dico, paragoniamolo a una persona che è un po' spigolosa, un po' arrabbiata, un po' nervosa, un po' non dolce. E quindi immagina che il maestro deve togliere quello spigolo. E per togliere quella parte che non va bene, deve prendere lo scalpello, deve prendere il martello, deve prendere degli utensili per scavare e togliere lo spigolo, perché quello spigolo non va bene, perché rovina il capolavoro che lui sta facendo. E allora però il capolavoro sente dolore, soffre. E beh, il martello, lo scalpello fanno male, ma è necessario. È necessario perché hai bisogno di essere modellato. Hai bisogno di diventare più capolavoro.
hai bisogno di diventare così come lui dice, perché ti deve impiegare in qualcosa che quello spigolo non va bene, deve essere eliminato. E allora, quando poi è eliminato e tu ti accorgi che Dio lo ha fatto perché tu venissi impiegato, oppure che tu percorressi una strada diversa, e allora tu capisci e dici: Dio, quanto mi hai amato e quanto mi ami. E allora, io sono certa che questa sera sappiamo qualcosa in più su Dio, il nostro Creatore, il nostro amato Padre Celeste. Santo, santo sei, Signore, tu sei eccelso, Signore, sei saggio, Signore, tu re, don re puntuale. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria, 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 gloria. Santo, 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 santo. Santo, gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, santo. Gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Vogliamo dire alleluia al Signore. Grazie, Signore. Gloria. Sarai con me in ogni cosa.
quante volte abbiamo detto: Signore, modellami. Poi quando il Signore lo fa, Signore, ma perché? Veniamo avanti adesso a dire: Signore, modellami. Ma sappi che se il Signore piglia lo scalpello per modellarti, lo hai chiesto tu. Ma dopo che ti ha modellato, che cosa ne verrà fuori? Quindi decidi: Signore, modellami. Modellami come tu vuoi. Pensate quanti piani ha il Signore per noi. Per ognuno di noi, chissà quale piano ha. Qual è il suo desiderio di farci diventare che cosa? Darci quale compito? Ma se non ci modella e ci fa diventare adatti, lui ci deve far diventare adatti a quello scopo. Altrimenti non se ne fa nulla. Signore, modellami. Fa di me un vaso nuovo. Fai di me. Fai di me un capolavoro, come piace a te, Signore. Come tu desideri, Signore. Io oggi alzo lo sguardo verso te, trafitto per i miei peccati. Per le tue piaghe io guarirò, Gesù, ricordati di me. Gesù, ricordati di me. Ricordati di me, Gesù, ricordati.
diciamogli grazie Gesù. Gesù ci ha preso in considerazione certamente. Perché con la nostra volontà lo abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto di limare, di togliere le sporgenze che non funzionano, di togliere gli spigoli e tutto quello che non va. E il Signore lo farà. Grazie Gesù. Gesù è il Signore.